Mi è stato chiesto di compilare un tag, di rispondere a questa questione, di fare un elenco delle 10 cose che mi rendono felice. Queste cose, per non essere banali, ha bisogno di una premessa. E la premessa è che la felicità è uno strano sentimento, è un sentimento pieno, completo, di appagamento totale. È un sentimento che nella vita si prova rare volte, e quelle volte in cui si prova dura molto poco. E spesso ci si rovina la vita a cercare di essere felici, come quando ci si propone una meta impossibile e si vuole a tutti i costi raggiungerla, pur sapendo che non ne abbiamo le qualità, le doti. Roviniamo anche quel poco di buono che c'è nel nostro percorso. E poi che la felicità è un qualcosa che ha a che fare con la speranza, con il futuro, con i progetti, e che quindi ad una certa età questo tipo di atteggiamento nei confronti della vita viene meno, ma non perché venga a mancare del tutto, è che si sostituisce con qualcos'altro, qualcosa che ha una dimensione più tranquilla, più serena, più normale. Ci si accontenta. Si medita anche al passato e quindi si vive molto anche di ricordi, a volte di bilanci. Quello che più conta è di comprendere se si riesce a vivere in maniera serena, in maniera, diciamo così, appagata, se non ci bruciamo in desideri inutili, in rancori che non hanno più senso, se ci prepariamo in maniera costruttiva quel poco di futuro che abbiamo davanti e soprattutto a quello che ci aspetta al di là, senza acredine o senza malinconie, è il fatto che anche ogni età della vita ha un suo senso, ha un suo momento e ha una logica all'interno della quale si muove e quindi ci vuole anche la capacità di capire la fase della vita in cui si è, di capire quello che può dare e come ci si può stare in questa fase. E allora quali sono le cose che mi rendono, diciamo, non felice, ma sereno? Non lo so, non farò un elenco matematico, ne dirò alcune. Forse non saranno 10, saranno 9, saranno 11, non importa. Ma per esempio, una delle cose che ti rende sereno è di ritornare a casa dopo che te ne sei allontanato. Dopo che per un qualche motivo sei andato da qualche parte, ed è di avere un luogo che ti accoglie, in cui ti ritrovi, trovi le tue cose, le tue abitudini, il tuo tempo. È una cosa che ti rende sereno, sia che sei stato in un luogo lontano nel mondo, sia che sei avvicinato anche di poco. Il ritorno a casa, quando questo ambiente è accogliente, quando è ricco anche delle cose che ti rappresentano, è sempre una cosa che ti rende, diciamo, felice, sereno. Un'altra cosa, quando si è vecchi e magari si soffre di prostata, è quella di avere un bagno a portata di mano. Cosa molto più prosaica, ma insomma, è anche così. L'altra cosa è quella di poter finalmente vivere senza dover comunque rendere conto agli altri, senza dover comunque ogni volta progettare la propria vita. E allora svegliarsi la mattina e sapere che le cose importanti ci sono
sono state fatte. E poter dire oggi mi invento la giornata, non devo renderne conto a nessuno se non a me stesso. E faccio quello che in questo momento mi sembra la cosa più, non più giusta, perché non c'è più una cosa giusta, ma quello che mi sento di più in questo momento, insomma, no? Seguo il mio istinto, non vado più per progetti, per dovere, ma vado liberamente, insomma, come una pianta che stia lì liberamente, insomma, no? Che non deve rispondere ad altri che ha il suo rapporto con la natura. Poi l'altra cosa che mi rende sereno è la capacità di poter risolvere da solo i piccoli problemi che si presentano nel quotidiano. Insomma, di non avere ancora bisogno di altri, di poter gestire tutte quelle incombenze, ma non solo, a volte anche delle difficoltà, a volte anche dei problemi, dei contrattempi che si manifestano nel quotidiano, sia con le persone, ma anche con gli oggetti, insomma, no? Risolvere un piccolo guasto di un qualcosa, fare quelle cose che nella vita di tutti i giorni si presentano, insomma. Poterli fare ancora da solo, insomma, no? Avere qualche abilità, anche manuale. L'altra cosa piacevole è quella di riuscire ancora a scoprire qualche lato di se stessi che non si è esplorato. Quante cose, quante potenzialità potremmo avere avuto nella vita e quante potenzialità non abbiamo riconosciuto, avuto l'occasione di mettere in atto, perché comunque eravamo impegnati per tanto tempo a darci da fare, no? A risolvere appunto le grandi questioni, insomma, no? I figli, la famiglia, il lavoro, insomma, tutte queste cose qua che ci occupavano. Bene, trovare degli aspetti che magari abbiamo sentito in certi momenti della vita, insomma, abbiamo detto, ma mi piacerebbe fare quello, non so, la collezione di sassi, che so io, insomma, oppure, non so, provare ad andare in canoa sul fiume, e capire che sono capace di farlo. Ho detto due esempi a caso, ma insomma, riconoscere ancora delle potenzialità dentro di noi e provare a metterle in pratica e vedere che ancora siamo capaci di dare qualcosa anche in terreno, in territori in cui non ci siamo mai cimentati. L'altra cosa che dà serenità è il fatto di essersi fatti una Weltanschauung, una visione del mondo, insomma, di avere catturato dalle varie filosofie di vita, dalle varie cose, un sistema il quale non spiega tutto, ma che ci serve a noi a spiegarci la gran parte delle cose che ci succedono intorno, che vediamo, che insomma, attraverso il quale interpretare il mondo, un sistema il più possibile nostro, mio, insomma, e che riesca a spiegare il maggior numero delle cose possibili, insomma, all'interno del quale far rientrare le varie cose che non si capiscono e provare a vederle nell'ottica di un tutto, insomma, che è un'ottica storica, filosofica, sociale, politica, insomma. Qualcosa che però le sistematizzi, insomma, senza avere la pretesa che sia
la cosa migliore al mondo, insomma, no, ma è quella che per te funziona. Funziona quando spiega la maggior parte, appunto, di cose che ti si presentano e che altrimenti resterebbero così, insomma, abbandonate, sconosciute, non interpretate, non razionalizzate, insomma. L'altra cosa è quella che ti rende sereno, è quella di non provare più rancore verso tutte quelle cose, quelle persone, con cui abbiamo percorso dei momenti anche importanti della nostra vita e che per un motivo o per l'altro si sono allontanate da noi. A volte per conflitti, a volte semplicemente perché abbiamo preso strade diverse, percorsi diversi, il tempo, le occasioni, le scelte di vita, insomma, no, non ci hanno più permesso di trovarsi, di frequentarsi. Ecco, con tutte queste persone di mantenere un rapporto positivo, un rapporto sereno. Senza rancori, cogliendo il bello di quello che è rimasto quando ancora qualcosa rimane, insomma, e non rimpiangere quello che non è stato. L'altra cosa che ti mette sereno, ma che forse rientra anche in quello che dicevo prima, è ancora la voglia di mettersi in gioco, di provare, di non rinunciare a tutto. Magari anche facendo delle cose delle quali magari non ci sarebbe la necessità, insomma. Ma ancora mettersi in gioco, la voglia di esserci, magari anche di protagonismo, non lo so, ma insomma di fare, di agire. Dove uno si sente meglio, insomma, dove uno ha sperimentato che magari le cose gli funzionano meglio, ma anche, come dire, perché no, provare anche quelle altre cose che magari non gli riusciranno altrettanto bene. Mettersi in gioco. L'altra cosa è quella di avere la consapevolezza di non aver lasciato debiti in giro. E per debiti intendo debiti sia materiali, insomma, no? Di non avere gente che ti avanza soldi, insomma, che ti avanza cose, che pretende da te, che ti assale, che ti viene a cercare per chiederti la restituzione di cose che tu. E anche debiti di gratitudine, insomma, no? Di aver sempre pagato mano a mano che hai percorso la tua vita, il prezzo che dovevi pagare per tutte le cose, insomma, che hanno un prezzo, insomma. E quindi di non avere debiti in sospeso. Quello, insomma, e poi ti lascia lo spazio per cercare i momenti di felicità, naturalmente, ma che ti lascia addormentarti alla sera senza dover pensare ad altre cose che non alle cose a cui ti interessa pensare in quel momento, insomma. E magari ascoltare una buona musica, la lettura di un buon libro. Di non avere conti da saldare con altri. L'altra cosa che aggiungo per ultima, che mi viene in mente, insomma, provare soddisfazione quando vedi che qualsiasi persona che conosci, eccetera, eccetera, fa qualcosa di buono e riconoscerlo e, come dire, magari manifestarglielo, insomma, non essere competitivi ma in senso positivo, insomma, riconoscendo sempre l'avversario, riconoscendo il valore dell'avversario quando questo c'è, con semplicità,
E anche questo, a pensarci, è un qualcosa che ti rende più sereno, perché guardi il mondo con un'ottica migliore. Ultimo, insomma, tanto per finire, la possibilità di scrivere una poesia, un haiku, un pensiero, magari di non scriverlo, ma di pensarlo. Oppure di suonare un buon pezzo di musica e di pensare che è una cosa buona. Ecco, queste sono le cose che magari non ti rendono felice, ma che ti rendono sereno. Questo sì. Un saluto e grazie a colei che mi ha invitato a fare questo tag.